Sito scrivi che la tua passione per il calcio coincide con la tua data di nascita. Come nasce questo amore per il pallone? Fin da piccolina sono nata con il pallone nel sangue e quindi soprattutto in casa all'inizio con mio fratello che è più grande e giocavamo continuamente in terrazza o in salotto e quindi l'attrazione proprio per la palla è qualcosa che ho sempre avuto dentro. Va detto che in famiglia lo sport e la passione per lo sport è stata trasmessa dalla nostra mamma. È lei che non ha potuto giocare perché ai suoi tempi non era proprio possibile, però ancora oggi è la mia prima tifosa. Immagino che scegliendo di giocare a calcio fin da piccola le rinunce siano state tante in termini di tempo per gli allenamenti, per le partite, ma anche in termini di differenze con le tue coetanee. Che tipo di vita hai avuto in quegli anni? Sono sempre stata una ragazza determinata e ambiziosa, quindi se faccio una cosa mi ci impegno al massimo e tra lo studio e lo sport e poi dopo tra il lavoro e lo sport è chiaro che quello a essere sacrificato è stato fondamentalmente il tempo libero. È vero che è stata una rinuncia obiettivamente, però è altrettanto giusto sottolineare che il tutto è sempre stato fatto per scelta e quindi non mi è mai pesato. Certo è che quando ho finito di giocare ho cominciato un pochino a vivere, quindi a viaggiare, a conoscere il mondo, anche a dedicare tempo a me stessa, perché prima era complicato. Rispetto a quando tu giocavi nel campionato italiano femminile, nella nazionale, e noti che il calcio femminile si è migliorato in termini di condizioni? Il calcio femminile in Italia sta vivendo una situazione un po' particolare, perché da un lato il problema degli impianti è un problema purtroppo reale e da questo punto di vista non ci sono progressi, i problemi che avevamo 10 anni fa sono rimasti tali. Ci sono molto più bambine che giocano, quindi la cosa bella è vedere che oggi le ragazzine, oltre ad essere numerose, hanno anche tante opportunità. Quando ero piccola io non potevo giocare, mi era vietato, quindi io appunto giocavo con gli amici a scuola, con mio fratello e i suoi amici, ma poi facevo altri sport proprio perché non mi veniva consentito di scendere in campo. E quindi se guardiamo questo aspetto, chiaramente c'è stato un notevole miglioramento, però poi nelle condizioni invece della donna che sceglie di fare la calciatrice, purtroppo anche in questo senso nulla è migliorato, siamo assolutamente indietro rispetto a tutto quello che avviene fuori dall'Italia. Per noi purtroppo è passione, non è lavoro, non abbiamo tutele. Di conseguenza forse oggigiorno le nuove generazioni faticano anche un pochino a sacrificarsi così tanto dovendosi barcamenare tra lavoro e sport. Tu mi spiegavi che in Italia c'è un problema culturale importante, nel senso che soprattutto rispetto al calcio è un ambiente che è considerato prevalentemente dal punto di vista maschile, uno sport maschile, ma c'è proprio anche un problema legislativo. Perché le donne che decidono di dedicarsi, di dedicare la loro vita, di dedicarsi totalmente ad uno sport, non vengono riconosciute come professioniste, quindi dal punto di vista delle tutele, ma anche degli stessi stipendi, non sono equiparate agli equivalenti maschili. Essere dilettante significa appunto lavorare e giocare a calcio per passione, senza tutte le tutele. Diventare professionista significa far quello a tempo pieno, quindi oltre a così non dover essere multitasking come spesso accade alle donne che devono fare tantissime cose, significa ovviamente avere anche un rendimento migliore e soprattutto avere tutele che vanno dalla previdenza, quindi stiamo parlando di pensione, vanno anche nell'ambito delle assicurazioni e poi per esempio il diritto alla maternità. Io stessa insieme al gruppo con cui collaboro
stiamo fortemente sostenendo una proposta di legge dell'onorevole Coccia, che lei sta cercando proprio di introdurre la parità di genere all'interno della famosa legge 91 dell'81, quella che appunto tutela il professionismo in Italia, dove nessuna disciplina al femminile può essere appunto considerata tale. Se passerà questo principio, allora dal momento che poi è demandata l'autonomia delle federazioni applicarlo o meno, comunque non hanno più la scusa di non poterlo fare. Tu hai rivestito ruoli sia dentro il campo che fuori dal campo, perché sei un'allenatrice e sei stata anche all'interno del sindacato dei calciatori per quanto riguarda la sezione donne. Come è percepita la figura della donna in questo ambiente? Ci sono delle differenze quando sei calciatrice e quando sei fuori dal campo, oppure è proprio ancora una figura che si fa fatica a digerire? Certamente, guarda, le battaglie purtroppo non sono mai solo con l'esterno, sono anche con l'interno, quindi con il tuo gruppo di lavoro. È inevitabile, perché comunque è una figura nuova, quella della calciatrice o quella del dirigente o allenatrice che si occupa di calcio, per cui anch'io onestamente ho dovuto litigare non poco in tante circostanze per ottenere collaborazione o per ottenere degli obiettivi che servono alla categoria delle calciatrici. Poi è chiaro che ho visto anche in questo caso un miglioramento. Una volta certe battaglie erano proprio contro i mulini a vento, oggi magari la stessa cosa chiesta 5-6 anni fa, oggi viene applicata. E il mio principale obiettivo in realtà è quello di dare importanza alla categoria delle calciatrici e al calcio femminile, indipendentemente da chi porta avanti le battaglie. La cosa deve strutturarsi, organizzarsi, a prescindere dalla sottoscritta, perché oggi ci sono, ma non so se ci sono domani. Di conseguenza sarebbe poco sensato e poco costruttivo che tutto si riducesse alla mia persona. Cioè, non vorrebbe dire non aver costruito nulla. Invece sto provando, insomma, nel mio piccolo, di gettare delle basi che abbiano continuità a prescindere da chi se ne occupa. Tu sei la prima donna voce tecnica del campionato italiano maschile di calcio per Rai Sport. È un'avventura nuova anche per te. Com'è stata la tua prima volta a bordo campo? Ovviamente l'inizio e l'esordio è stato nel calcio femminile, che è stato il passaggio chiaramente più semplice, e la prima volta non è stato neanche particolarmente difficile, perché comunque è successo nell'ambiente dove tutti mi conoscevano. Il vero scoglio invece è stato quando, dopo una stagione sportiva, hanno deciso di promuovermi anche appunto nel calcio maschile, no? Come sottolineavi tu, e lì ti devo dire che per fortuna che io ero già preparata da tanti anni di calcio, dove ne avevo viste di tutti i colori, perché le prime partite, quando ho iniziato a commentare la Lega Pro, ho ricevuto parecchie porte chiuse, nel senso che arrivavo allo stadio, spiegavo perché ero lì, e mi dicevano: ah sì, è giornalista, si accomodi là. E spiegavo appunto che il mio era un altro ruolo, era quello di affiancare il giornalista durante la telecronaca, e quindi avrei dovuto andare nella postazione della diretta, eccetera. E non mi credevano, cioè non mi prendevano sul serio. Ma siccome l'avevo messo in conto, ti dirò che non mi sono neanche arrabbiata più di tanto. Hai appena concluso il corso della FIGC e sei ufficialmente un direttore sportivo. E tra l'altro l'unica ad esserti diplomata con il massimo dei voti, con la lode. E come sei stata accolta in quell'ambiente dai tuoi colleghi? Che tipo di situazione era? Ti devo dire che il mondo del calcio maschile ha cominciato a conoscermi in questi anni proprio per il mio ruolo di commentatrice tecnica per Rai Sport. Di conseguenza una parte di loro già, insomma, mi conosceva e mi apprezza, per cui non ci sono state grandi difficoltà. Altri invece, chiaramente non sapendo chi ero, all'inizio ti guardano sempre così, con un po' di distacco, e magari non capiscono perché sei lì, con quale motivazione o come hai fatto ad arrivarci. Poi quando passano le giornate, quindi sai, al di là delle lezioni, si va a pranzo, a cena, e quindi c'è più possibilità di interagire, di conoscersi, in realtà i corsisti sono sempre molto gentili, carini, perché in fondo abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cioè prendere una certificazione, imparare, farci conoscere. E in quella fase, in quel momento, sinceramente non c'è né preclusione né rivalità. Il vero ostacolo quindi non è dentro al corso con i tuoi colleghi, è poi fuori,
quando magari chi prende le decisioni ti deve dare un'occasione lavorativa. Ecco, lì è tutto un altro scenario e le cose cambiano completamente. Questo programma si chiama WWW What Women Want. Tu che cosa vuoi? Vorrei essere percepita come una donna come tante altre donne e non un po' diversa o vista con occhi particolari solo perché ho questa grande passione per il mondo del calcio. Troppo spesso incontro uomini che comunque rimangono un attimino un po' o in soggezione o anche un po' sorpresi e magari hanno un po' di difficoltà a relazionarsi. Questo sinceramente è pesante e vorrei invece che entrasse nella normalità dei pensieri, no? Di questi uomini, che ci possono essere anche donne che appunto lo sono in tutto e per tutto e però operano in questo mondo perché hanno, oltre che la passione, la capacità per restarci. Questo mi piacerebbe. Mm-hmm.